Imperscrutabili MTIers, è il momento di ottobre con le uscite in sala. Io ho fatto una grande scorpacciata lo scorso mese, quindi preparatevi che si parte! Vorrei partire con una piccola nota personale. Tornare al cinema abbastanza frequentemente tra questo agosto e settembre mi mancava. La sala e quel suo maxi schermo hanno in me un incredibile ascendente. Purtroppo però mi rendo conto del lento declino delle sale cinematografiche, soprattutto in multisala di provincia. La visione in IMAX di Dune è stata per me meravigliosa. Le sale potrebbero essere quello, magari piccole, però il livello qualitativo deve essere netto. Per questo tornare in un cinema di provincia a vedere 007 in una sala, peraltro inaspettatamente piena in un giovedì sera, è stato un mezzo trauma. Problemi di fuoco, del proiettore, audio non così spinto mi hanno reso ancora più duro affrontare quelle 2 ore e 40 minuti di film. Non giriamoci intorno, il problema è che la tecnologia costa e le sale di provincia tentennano. Andiamo al cinema, facciamo uno sforzo, dai! Ora però partiamo con gli arrivi del mese, è meglio! Parto quindi con un film dalla trama molto attuale e particolare. L'uomo che vendette la sua pelle è già in sala questo fine settimana. Si tratta di un film drammatico con cui un profugo della Siria scappa in Libano e vuole raggiungere la sua amata a Parigi. Purtroppo per lui non è facile, servono molti soldi, quindi decide di affittare, ma forse è meglio dire vendere, la sua pelle ad un noto artista che vuole fargli un tatuaggio. Sam, questo è il nome del protagonista, una volta visto il lavoro finale, forse non è più così felice della sua scelta. Si tratta infatti di un tatuaggio molto politico, storia senza dubbio interessante e particolare, ed è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Scivolo verso un film italiano dal titolo Bentornato papà. È già in sala in questo weekend. La trama è abbastanza semplice quanto banale, purtroppo. La vita di una famiglia viene sconvolta quando il padre viene ricoverato d'urgenza per una malattia. Da qui tutto sembra fermarsi per poi ripartire verso un nuovo equilibrio. Un film chiaramente incentrato sui rapporti personali che ci mette davanti ad una triste verità. Non siamo immortali e non sappiamo quando qualcosa potrebbe arrivare a sconvolgere la nostra esistenza. Passo adesso ad un film su tematiche moderne. Io sono qui, pellicola del 2019, in arrivo il 14 di ottobre. Questo film parla di un incontro che poi cresce tra un cuoco francese e una misteriosa donna coreana avvenuto tramite i social network. Questa sbandata fa perdere al cuoco francese la decisione di mollare tutto e partire per la Corea alla ricerca di questo amore. Una storia dallo sfondo romantico che però mi ha colpito per la trama. Quanto si può realmente conoscere e amare una persona che si è incontrata solo tramite i social? Arriva ora però un pezzo forte del mese, Venom e la furia di Carnage, in uscita il 14 di ottobre. Seconda pellicola dedicata a Venom e arriva quindi dallo spazio la sua nemesi Carnage. Ritorna ovviamente Tom Hardy, che ha diversi problemi a rapportarsi con Venom e le sue idee di come ci si comporta. In tutto questo arriva un pazzo interpretato dal fantastico Woody Harrelson, che viene posseduto appunto da Carnage. Il risultato spero sia almeno una trasciata degna del primo, perché è stato veramente divertente da vedere. Dal trailer potrebbe venire fuori qualcosa di buono anche qui. Ora torno in Italia per un film comico, Una notte da dottore, in arrivo il 28 di ottobre nelle sale con Diego Battantuono e Frank Mattano, un personaggio che mi sta così su che non vi dico, ma alla gente piace e quindi mo beccatevi pure questo. La trama è semplice quanto banale, i due protagonisti, Mattano un rider e Battantuono un medico, hanno un incidente e uno col mezzo inusabile e l'altro con la sciatalgia. Decidono di aiutarsi a vicenda con Mattano che andrà a fare le visite. Letteralmente no comment, no davvero no comment, non ce la posso fare a commentare, no.
Dopo aver toccato il punto più basso, ecco quello più alto. Freak Out arriva il 28 ottobre nelle sale, un film di Mainetti che attendo con ansia spasmodica dopo le belle parole sentite da chi l'ha visto in anteprima a Venezia. Storia di quattro persone che sono dei fenomeni da baraccone in un circo. Arriva però il fronte della Seconda Guerra Mondiale a Roma e lì nascono i loro problemi. I quattro, anche perdendo il circo, non si abbattono, arrivando perfino a contrastare i nazifascisti. Un film che penso riuscirà a trattare diversi temi in maniera superba, dall'amicizia al diverso, passando per la guerra. Un film che mi sbilancio nel dire deve far capire che il bel cinema è davvero possibile nuovamente anche in Italia e che se non lo si fa non è certo per le capacità ma per una volontà che preferisce accontentarsi di film come quello di poco fa. Spero che questo film abbia ancora più fortuna di tutti lo chiamavano Gig Robot. Potrebbe sembrare che questo video sia giunto al termine, ma invece ho tenuto da parte tre film interessanti, ma di nicchia. Prima però mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e continuate a commentare e condividere i miei video. Per questo un sentito grazie non ve lo legherò mai, assolutamente. Ma sì, dai, crepi l'avarizia, pure un abbraccio virtuale. Intanto però eccovi Salvatore, il calzolaio dei sogni, in uscita nelle sale l'11 del mese, un film dedicato alla vita di Salvatore Ferragamo e alla strada lastricata di fatica e insuccessi prima della sua consacrazione finale. Aria ferma, in uscita il 14, è invece un film particolare ambientato in un carcere sardo dell'Ottocento in via di dismissione, dove quando rimangono pochi detenuti e guardie, i rapporti personali cambiano radicalmente. Infine, eccovi il miglior Marco Pantani, un evento nexo del 18 totalmente dedicato al pirata. Per me Pantani e la sua storia è un dolore immenso. Forse vi farò un video, ma intanto godiamoci questo. Carissimi MTIers, so che rimarreste qui ad ascoltarmi fino al termine delle ere, non è vero? Quindi però passo e chiudo. Ciao!